Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova parte di Pokémon Mystery Dungeon Esploratori del Cielo. Bene, eccoci di nuovo alle prese con la statua di Groudon. E la scorsa volta ci eravamo lasciati, Mudkip deve inserire la pietra nel cuore di Groudon, cioè in quella piccola cavità che ha trovato Riolu. Allora, Mudkip inserisce la pietra nel petto di Groudon. Vediamo che brilla un occhio. Vediamo che c'è una specie di terremoto. Ok, come vedete la nebbia si è diradata. E così, grazie a alla statua di Groudon, la nebbia non c'è più. Adesso vediamo che notano qualcosa. E adesso abbiamo scoperto il lago Foschia. Ecco ragazzi, un'immagine molto bella. E questo è il leggendario lago Foschia che era avvolto dalla nebbia. Per questo nessuno lo riusciva mai a trovare. Adesso ci chiede di salvare. Ok. Ok. E adesso dobbiamo avvertire tutti i membri della Gilda. Mentre noi ci incammineremo per andare al lago Foschia. Però qualcuno ci dice di non fare un altro passo. E vediamo che sono Skantank e i suoi seguaci, il team Teschio. Adesso vediamo che i nostri amici sono nei guai e
sì, di nuovo Goffink e Stanken si preparano a fare la loro mossa micidiale di gas puzzolenti. Adesso vediamo però che arriva una mela perfetta. Secondo voi chi può essere? Se non Wigglytuff, che giocava con questa mela perfetta. Ok, per questo Wigglytuff si trova qui, perché stava giocando con la sua mela perfetta. Ok, Wigglytuff ci ricorda che abbiamo un compito da portare a termine, e quindi non ci resta altro che andare. Ok, noi andiamo. Vediamo che Wigglytuff balla. Ok, quindi nel loro piano prevede mandare KO Wigglytuff e raggiungere il team Pochi Amici per arrivare prima di loro al tesoro. Ok, adesso si preparano per la loro combinazione. E quindi hanno messo KO Wigglytuff, grazie alla loro combinazione di gas puzzolenti. Ok, si apre il nono capitolo, il mistero del lago Foschia. Se vediamo che Mudkip è molto eccitato per questa
per questa esplorazione. Però anche per oggi questa parte è tutto. Spero che la parte vi sia piaciuta. Nella prossima parte ci avventureremo in questo dungeon. E cosa dirvi? Commentate, iscrivetevi qui a RaFox24. Vi saluto.